Benvenuti, oggi faccio io un comunicato perché Cristina non c'è, siamo qui, diciamo, il motivo di questo incontro è quello della presentazione di un progetto che chiamato il Fondo Sospeso, al quale il Comune, chiaramente diciamo qua in particolare il mio assessorato sono stata coinvolta, abbiamo aderito da anche il Caracino, quindi anche con valutando gli interessi su questa iniziativa. Nell'iniziativa specifica poi parleranno, abbiamo qui rappresentanti dell'associazione della CNA e di Italia Civica, che sono coloro che hanno poi creato ovviamente questa idea, questo progetto. Quello che mi preme dire come amministrazione in questo incontro, di questa iniziativa, che di per sé è un'iniziativa piccola nel contenuto economico, ma importante per quello che poi va a fare, che loro ci spiegheranno, e anche credo come messaggio da parlare, perché per un nuovo impatto fanno un bel denaro. E quindi la possibilità che questo rano venga poi utilizzato in qualche modo per chi si trova in una condizione di disagio, mi sembra che questo anno un segnale molto importante. Credo che proprio in questo particolare anche momento, che stiamo vivendo, sia di problematiche di tipo internazionale sia economiche, cioè un modo importante che credo che in alcuni casi io ho iniziato a incontrare per avanti con l'assessorato è quello di cercare sempre di mettere insieme e di collaborare. Questa idea della rete di cui oggi si parla, io l'ho già detto in altre iniziative, è una cosa che è reale e che non è soltanto una parola di moda, cioè quando la diciamo, bisogna utilizzarla e crederci. Quindi io dico che la possibilità, per quanto riguarda l'amministrazione del proprio ruolo e quello delle associazioni, delle categorie, voglio dire da sempre, insomma c'è un rapporto collaborativo, con associazioni civiche magari possiamo iniziare, credo che sia una cosa corretta, perché io credo se lo scopo comune è quello di poi portare, cioè un bene che può essere ai cittadini, alla città, io credo che noi come amministrazione dobbiamo dare la massima collaborazione, perché è evidente che in questo momento preciso non sempre riusciamo, anche per la limitatezza delle risorse, delle organizzazioni, a fare tutto e sempre noi come amministrazione. Quindi io auguro che questo tipo di collaborazione possa essere sicuramente utile. Nel caso specifico, ripeto, l'iniziativa che poi prende, insomma, la quella forse più nota, il nome che era il caffè sospeso, quindi anche molto carina nella sua idea, avrebbe un punto che sia assolutamente, insomma, meritevole, invito tutti noi a ricordarci nel futuro di questa iniziativa in modo tale da utilizzarla per chi ha bisogno. Io passo la parola a Lucio Matteucci, presidente di Vita Civica. Buongiorno a tutti e grazie per essere venuti innanzitutto. Questa iniziativa del pane sospeso praticamente è un'idea che è nata da una nostra collaboratrice che è attualmente anche presente in aula, è circa 3 anni fa. Abbiamo portato avanti questo discorso del pane sospeso, poi ci siamo un po' freddati, un po' caldi, perché magari non ci stavano le condizioni giuste per poterlo portare a termine. Poi abbiamo trovato in Sonia Verano un assessore disponibile ad ascoltare appunto anche promessa sociale a quanto pare, e quindi abbiamo messo in attività questa cosa che è molto bella, dove vediamo che hanno aderito molto volentieri anche i pianificatori e tutta la categoria della CNA, e questo ci dà ulteriore piacere. Questo qui del pane sospeso magari è un piccolo gesto che fanno i cittadini, molto importante nei confronti degli altri. Già in alcune parti d'Italia lo stanno portando avanti e questa è una cosa molto bella e con ottimi successi. Quindi mi auguro che oltre a questi esercenti che hanno aderito in questo momento, la cosa sia portata avanti anche a catena dagli altri esercenti della provincia. Adesso praticamente partiamo con 11 esercizi. Dunque, io voglio passare la parola praticamente alla Luigia Melagni, che è la segretaria della CNA, che ha aderito molto volentieri. Poi dopo a seguire ci sarà il presidente dell'associazione pianificatori, che si chiama Emanuele Fiorentini, e a seguire Paolo Santamaria, che è sempre consigliere dell'associazione pianificatori. A tutti auspico un intervento breve, così magari abbiamo modo i giornalisti per entrare più nel dettaglio se vi interessa.
Allora, signora Luce, prego. Sì, magari vi dico quali sono le attività che aderiscono, che momentaneamente aderiscono, quali sono gli esercizi, sono tutti della città di Viterbo. In pratica il parco di Paripane ha l'opportunità di acquistare quello che vuole, una rosetta piuttosto che pane, quello che c'è, qualsiasi prodotto, e verrà messo in una cesta, quindi a disposizione di chi ne ha bisogno. Ad oggi aderiscono una serie di panificatori e poi un po' di esercizi, un paio di esercizi proprio di supermercati. Allora, sono Artigian Pan 86, che è in via Annio, Cobav, che è sulla Teverina, Costantini, Erasmo e Stefano, che è in via Pasuglio, Renato di Alexandris, che è a San Martino al Cimino, il vecchio forno, che è a via Puccini, poi Paolo, che è qui con noi, laboratorio senza glutine, che è in piazza Santa Maria Nuova, l'Allegro Fornaio, che è in via della Palazzina, il panificio Anselmi, che sia in via della Palazzina che a piazza delle Erbe, il panificio Parea, che sia in via San Lorenzo che in via Carletti Tommaso, e l'antico panificio di Canoscarano, che è che ha 3 punti vendita, da via Ippolito Nievo, piazza Fontana Grande, via Vico Squarano, e il vecchio forno del Bottolone, anche a piazzale Corsenna. Poi adesso Luca, collega, ha preparato gli elenchi, magari vi do, perché immagino che non avete potuto prendere, però mi premeva insomma citarli. E ovviamente, come diceva prima Matteucci, l'elenco è aperto, nel senso che questi sono, è comunque una cosa che abbiamo fatto, no? Pilota, anche rapidamente c'è stata subito una adesione, poi ovviamente siamo, diciamo, chiunque vuole aderire, qua avranno chi aderisce, immagino avrà una locandina sul vetro, in maniera tale che possa essere identificato come l'esercizio che aderisce all'iniziativa. L'esposizione sulla è, diciamo così, questo più piccolino che verrà messo in ogni attività. La vetrofania, sì. E adesso la parola a Ermanno, che è il nostro presidente dell'Associazione Provinciale Panificatori e Pasticceri. Buongiorno, sono Ermanno Fiorentini, presidente dei Panificatori e Pasticceri della provincia di Viterbo e Civitavecchia. E già hanno detto tutto la Luigia e il signor Scusi, Matteucci. A me mi preme dire principalmente una cosa: da quando è partita questa iniziativa siamo stati ben felici come categoria di aderire a questa iniziativa benefica, perché sappiamo in questo momento quante persone indigenti purtroppo ci sono. È partito ufficialmente da qualche giorno, però noi già come operatori nel nostro settore già purtroppo si presentano giornalmente delle persone che non possono diciamo usufruire di certi beni, e perciò facendo questa cosa organizzata siamo ben felici. Diciamo in questo momento solamente dei panificatori, l'abbiamo fatto solamente con i panificatori di Viterbo. Pensiamo con il tempo di allargarla anche alla provincia ed anche a Civitavecchia e anche alle pasticcerie. Già ho sentito molti colleghi che sono ben felici di aderire e forse inizieranno anche a breve, anche con questa iniziativa del pane, anche proponendo anche loro dei dolci. Così noi possiamo, cerchiamo di fare il nostro meglio e auguro che questa iniziativa si allarghi sempre e sempre prenda sempre più piede. Ringrazio tutti. Passo la parola al collega Paolo. Paolo, che ha aderito all'iniziativa. Buongiorno a tutti, mi chiamo Paolo Santamaria, titolare del laboratorio senza glutine, che sta qui a Due Passi. Ne approfitto solo per illustrare, visto che i colleghi hanno già detto praticamente tutto, come funziona proprio fisicamente. Il cliente viene in una delle panetterie aderenti che espongono appunto la vetrofania,
acquista il pane che decide di acquistare, mezzo chilo di rosette, una baguette, quant'altro, e questo è il suo acquisto. Poi decide autonomamente di devolvere come pane sospeso, appunto, uno, due, tre panini che verranno da parte dell'esercente messi in una cesta. Il cliente quindi pagherà il suo mezzo chilo di pane e i due panini o tre, quelli che deciderà autonomamente di devolvere per quanto riguarda le persone che verranno e potranno prenderlo senza alcun tipo di richiesta. A fine giornata il pane avanzato ovviamente non verrà più utilizzato, ma sarà discrezione dell'esercente utilizzare quello scontrino che di fatto è stato in qualche modo pagato dal cliente e riportarlo al giorno dopo. Una mia iniziativa personale, per ogni cliente che prenderà del pane il mio laboratorio ne metterà a disposizione altrettanto. Grazie. Ecco, visto che siamo stati molto telegrafici, se magari qualche uomo della stampa degli addetti ai lavori ci vuole domandare qualcosa, molto volentieri. Visto che l'iniziativa è già partita, è partita nel senso adesso ufficialmente, da questo momento abbiamo aspettato la conferenza stampa per farla partire. Ah no, io ho capito che già. No, già diciamo si faceva personale, informale, già se veniva qualche persona che aveva bisogno, non c'era, era una cosa così fatta da noi. Io. Diciamo ecco, come già come operatori del settore, già noi come azienda, come pasticceria, penso anche altri colleghi, con la Caritas ci adoperiamo con i bambini che stanno dalle suore al Carmine, già da anni, quasi da sempre, da miei genitori che operavano nel settore, queste cose almeno si facevano sempre, insomma. Credo che magari noi con l'amministrazione questo cioè io posso provare per tentare di avere anche un dialogo più diretto magari con la grande distribuzione per vedere se un'iniziativa del genere o con altri prodotti può essere fatta all'interno di in supermercati dove veramente c'è una finanza uguale. Questo possiamo provarci per vedere se riusciamo a farlo. Io volevo dire che l'iniziativa è ovvio che è positiva, nessuno può dire il contrario, però penso che ci sia una difficoltà da parte della persona che deve entrare nel locale e magari sarà pieno di gente, speriamo almeno per voi, e quindi si troverà costretta a dire io vorrei il pane sospeso, chiamiamolo così, no? Quindi sarà una difficoltà di privacy, di dignità, quindi credo che potrebbe essere importante quando una persona entra nel locale possa prendere magari un bigliettino o qualche cosa, no, che non vedono tutti e la dà all'esercente dove dice vorrei pane, cioè senza fare una cosa eclatante che rimane umiliante, insomma io credo che molti non riandranno via. Invece in quella maniera tu entri, hai un qualche cosa, studiatelo voi, che prendi in mano, la dà all'esercente, l'esercente legge e finisce lì. Rispondo subito su questo punto, non è giusto che già ne abbiamo, lo hanno pensato, l'abbiamo pensato, ne parlavamo prima con Paolo. Viene battuto a regolare scontrino nel momento in cui prendono il pane, quindi le persone che stanno vicino nemmeno se ne accorgono. Cioè lui prende il pane dalla cesta e si capisce, e l'esercente gli dà lo scontrino, il prescontrino stacca da dietro, batte a regolare scontrino, quindi davanti alle persone la persona ha la sua privacy e abbiamo pensato a questa cosa. Ma come lo chiede? No, lui arriva, vede la cesta del pane sospeso, quando la persona deve girare qualcosa non sarà cortezzoso, lo prende e si avvicina alla cassa dell'esercente, lui stacca lo scontrino e batte lo scontrino. Io vorrei sottolineare che per la città di Viterbo credo che questo sia un evento sociale molto importante, penso che sia, crediamo tutti, che sia una svolta.
anche di cambio di mentalità, dove io sono molto onorato di aver trovato nell'assessore Perano una persona disposta ad ascoltare questa problematica. E sappiamo, come mi ripeto, già l'ho detto prima, che anche in altre parti d'Italia hanno iniziato con notevole successo a fare questa cosa, e finalmente Viterbo vedo che si sta adeguando grazie a una buona apertura delle sue istituzioni. Se ci sono altre domande? Io solo a Mauro volevo aggiungere, nella mia piccola esperienza ti posso garantire che vengono delle persone e mi chiedono se ho qualcosa da dargli, incurandolo completamente delle altre persone che ci stanno, perché purtroppo la necessità, a volte la privacy, la dignità salta quando lo stomaco è vuoto. Penso che sia una storia da premiare, insomma, questa conferenza è stata molto corta e concisa, siamo andati subito al sodo, quindi se ci stanno altre cose, vuoi aggiungere qualcosa? Adesso diamo a loro il compito di darne massima visibilità affinché tutti sappiano che si rende l'elenco attualmente dei punti vendita dove è possibile fare questa cosa, e quindi ecco, diamo le notizie. Grazie. Ve lo lascio. Forse qui mancano i due punti vendita, perché abbiamo questo riparificatore. Ah, ecco, vabbè, le aggiungeremo magari tramite un comunicato stampa. Io tanto faccio questo. Sì. Anche il comune fa il comunicato stampa, quindi magari se mancano dei punti vendita saranno raggiunti dal comune. Qui se volete prendere i fogli, se lo può consegnare col presidente, così magari se lo prendono. E niente, io ringrazio l'assessore Sonia Bernardo. Ringrazio a Luigia Melagni, ringrazio a Ermanno Fiorentini e a Paolo Santamaria, e ringrazio anche l'ideatrice di questa cosa, che è questa qui in aula, che è Stefania Ione, che l'aveva già pensata diversi anni fa, perché lei è sempre di origine napoletana, quindi ha riportato il caffè diffuso quindi abbiamo tutti accolto molto volentieri questa cosa, quindi grazie a tutti, adesso sta a voi. Grazie di nuovo.